Io non avevo capito chi volesse presentare. Forse un po'. Io vi ringrazio di essere qui, grazie soprattutto a quest'ora della mattina, veramente è un onore, grazie del tempo che ci dedicate e dell'affetto che ci date. La Sardegna ci ha sempre voluto tanto bene e io ringrazio tutti i cittadini di questa regione, perché tutti insieme potremo cambiare questo paese dal 4 marzo in poi, se vorrete voi e se vorranno anche gli altri cittadini italiani. Siete una regione che ha indici di disoccupazione sia giovanile che generale clamorosi e anche dei livelli di povertà preoccupanti, ma quegli indici non sono il nostro obiettivo, non è migliorare quegli indici il nostro obiettivo, non mi fraintendete, ma in cima ai punti del programma non abbiamo messo più 3% di PIL, più 10% di occupazione, più 15% di occupazione giovanile, non siamo venuti a raccontarvi questo. In cima ai 20 punti per cambiare l'Italia, noi abbiamo messo la qualità della vita degli italiani, perché può anche aumentare il PIL, può anche aumentare l'occupazione, può anche aumentare l'occupazione giovanile, ma se quegli indici salgono, ma voi percepite solo peggioramenti nella vostra qualità della vita, alla fine quegli indici non valgono nulla. È da tutta Italia che mi chiamano ormai da tempo e mi dicono, tanti giovani, ma è mai possibile che sono rimasto l'unico a non trovare lavoro in Italia, visto che il TG dice sempre che la disoccupazione giovanile sta calando? È mai possibile che mio padre è l'unico a non trovare lavoro a 55-60 anni dopo averlo perso, visto che dicono che l'occupazione generale sta calando, l'occupazione generale sta aumentando? Tutti mi dicono, come imprenditori, come commercianti, ma sono solo io che non vendo, visto che il PIL sta andando alla grande e addirittura c'è inflazione e non c'è più deflazione. Io a queste persone dico sempre di non lasciarsi scoraggiare da questi dati, perché a volte ci sentiamo un po' sole e ci diciamo, ma forse sono io che sbaglio, visto che adesso il paese sta andando bene, non mi devo più lamentare, perché mi hanno detto che non mi devo più lamentare in quanto adesso le cose vanno bene e chi si lamenta è un gufo, chi si lamenta è uno di quelli che si lamenta sempre. Allora io ai giovani italiani dico sempre, guardate che se andate a vedere i dati sulla disoccupazione giovanile, quei dati non dicono che ci sono più giovani che stanno lavorando. La disoccupazione giovanile non sta calando perché ci sono più giovani che lavorano. La disoccupazione giovanile in Italia si calcola tra chi cerca lavoro e chi trova lavoro. Quelli che non trovano lavoro sono i disoccupati tra i giovani. Ma se io vado all'estero perché ho perso le speranze nell'Italia, oppure ho perso le speranze e me ne sto a casa e non cerco più lavoro, la disoccupazione giovanile cala perché io esco dal computo. E quindi quando vedete il Presidente del Consiglio che si vanta della disoccupazione giovanile che cala, si sta vantando di tanti nostri giovani che se ne vanno all'estero, si sta vantando di tanti nostri giovani che sono caduti in depressione e sono diventati inattivi perché non cercano neanche più lavoro, perché hanno smesso di sbattere contro l'umiliazione di un centro per l'impiego che continuamente ti dice che non sei adeguato all'offerta di lavoro. Questo meccanismo che si è creato in questi anni è un meccanismo perverso, per cui ormai ci stiamo convincendo che è colpa nostra e non è più colpa di chi invece il futuro ce l'ha rubato. Per me è veramente complicato vedere Silvio Berlusconi, candidato di 81 anni, che dice a me, al movimento, che noi siamo un pericolo per l'Italia. Se ci pensa un attimo, se si ferma un attimo a pensarci soltanto, noi siamo nati proprio perché lui con i suoi governi e quelli che sono venuti dopo di lui hanno rubato il futuro ad un'intera generazione, che non è una generazione anagrafica, è una generazione trasversale di cittadini che è sempre stata fuori dalle politiche pubbliche di questo paese, che ha visto sempre sorpassarsi dai disonesti che venivano considerati furbi, mentre tu eri onesto ed eri considerato un fesso. È una campagna strana in cui si vantano del fatto che l'occupazione generale sta aumentando. Mancano 1 miliardo di ore di lavoro rispetto ai periodi pre-crisi. Stanno aumentando i contratti, non il lavoro. Sta aumentando il numero di contratti, ma intanto hanno fatto una legge che ha precarizzato sempre di più i contratti. E così il 33% dei contratti interinali in Italia oggi dura un giorno.
andate a dire a quelle persone che stanno lavorando, quando invece si devono far rinnovare il contratto ogni giorno, andate a dire a quei giovani o a quei meno giovani che quello è il lavoro, andate a dire a chi è pagato con un voucher, anzi spiegateglielo, che lui lavora un'ora a settimana con un voucher pagato e per l'Istat nel computo dell'occupazione risulta impiegato tutta la settimana e quindi l'occupazione sale, gli indici salgono. Oppure andate a dire alle imprese che il PIL è l'unico strumento di indicatore di benessere del loro mercato. Io non voglio fare quello che mette in discussione il PIL, però ci sono tanti altri indicatori e lo dimostra il fatto che in Italia nel PIL, come nel resto d'Europa, c'è anche il traffico di droga e la prostituzione. Quindi se quelle attività aumentano in maniera vertiginosa, aumenta anche il PIL italiano. E se a quello aggiungiamo un'altra cosa, che mentre aumenta il PIL, aumenta anche il numero di persone sotto la soglia di povertà relativa, allora io, come Movimento 5 Stelle che mi candido a risolvere i problemi degli italiani, non posso tenere a parametro questi indici. Io devo vincere una sfida, che è quella con le politiche pubbliche vi possa far percepire il cambiamento direttamente sulla vostra vita, nelle vostre famiglie. Se voi non percepite un cambiamento positivo, tutti gli indici che vi vendono non valgono nulla. Ed è per questo che vogliamo puntare sulla qualità della vita degli italiani. Perché la qualità della vita è tutto, ed è quello che non hanno messo al centro in tutti questi anni. Come si fa a puntare sulla qualità della vita degli italiani? Ci sono dei fondamentali, quelli che ha praticamente distrutto lo Stato in questi anni: sanità, istruzione, pensioni, famiglia, lavoro. Sono tutti bellissimi temi che tutti quanti hanno utilizzato in questi anni, tutti li hanno utilizzati, soltanto che quando si arrivava al punto in cui bisognava metterci mano, abbiamo assistito a una classe politica che faceva il contrario di quello che diceva in campagna elettorale. Allora, prima di affrontare i temi, dobbiamo rispondere a due domande. Che cosa significa oggi un programma elettorale? E secondo, dove si prendono i soldi per realizzare quello che vogliamo fare? I programmi elettorali saranno tutti belli in questa campagna, tutti bellissimi. Non ci sarà una forza politica che avrà un brutto programma. Rifletteteci un attimo, io non l'ho mai visto un programma elettorale brutto. Ho sempre visto bei programmi elettorali, ma c'era un grande problema. Che chi me li veniva a proporre aveva già governato negli ultimi 20 anni e allora voleva cambiare il paese oggi, ma non l'ha fatto negli ultimi 20 anni. E quando gli chiedevi perché non l'hai fatto negli ultimi 20 anni, non mi sapeva rispondere, mi diceva al massimo: vabbè, ma questa è la campagna elettorale, poi dopo si vede. Il meccanismo deve cambiare su questo. Un programma elettorale vale qualcosa se è credibile chi lo propone. Se chi si presenta da voi con un programma e dice voglio cambiare l'Italia, ma ne ha già avuto l'occasione per 20 anni, guardate, ve lo dico io, non vi disturbate neanche a leggere il programma elettorale, non varrà nulla. Quella gente il giorno dopo continuerà a fare quello che ha fatto quando ha governato l'Italia, cioè gli affari dell'1% degli italiani che possiede il 25% della ricchezza nazionale. Questo è un paese in cui l'1% possiede il 25%, ed è quello per cui hanno governato tutti quell'1%, che non sono i ricchi, sono un'elite privilegiata che ha preso soldi e ha preso leggi ad personam per decenni. Adesso è arrivato il momento di governare per l'altro 99%, e credo che noi che ci stiamo presentando in questo momento in Italia con un programma in 20 punti per fare 20 cose che aspettiamo da 30 anni abbiamo anche la credibilità per proporvelo, perché rispetto a tutti gli altri noi siamo arrivati qui 5 anni fa e vi abbiamo detto: mandateci in Parlamento e cominciamo a tagliare quello che non serve, cominciamo a tagliare i privilegi, cominciamo a tagliare le spese inutili per ridarvele a voi italiani. Non ci siamo riusciti a tagliarlo a tutti quello che andava tagliato, però non ci siamo difesi con una scusa dicendo ma non c'è una legge, quindi per ora ci teniamo tutti i soldi anche noi. Noi siamo l'unica forza politica ai cui parlamentari uscenti si applica la legge Fornero, perché tutti quelli del movimento hanno rinunciato al vitalizio. Siamo gli unici che in questi anni si sono dimezzati lo stipendio, siamo gli unici che in questi anni non hanno toccato i doppi stipendi, le auto blu e i voli di Stato. E io vi dico,
con tanto orgoglio ma anche con tanta umiltà, che dopo 5 anni da vicepresidente della Camera io continuo a camminare tra le persone a testa alta, perché dopo 5 anni io non ho mai avuto accesso al mio doppio stipendio, al mio doppio rimborso, alla mia auto blu, al mio volo di Stato, tutte cose che potevo utilizzare. Ho restituito 300.000 euro, che insieme a tutti i parlamentari fanno 21 milioni di euro di stipendi tagliati, e li abbiamo messi in un progetto che serve a creare lavoro. Noi con quei 21 milioni di euro abbiamo aperto un fondo al Ministero dello Sviluppo Economico, li abbiamo messi in un progetto di microcredito che eroga crediti a chi vuole aprire un'impresa, un negozio, un esercizio commerciale, una piccola cooperativa agricola. In Italia oggi esistono 7.000 imprese che danno lavoro a 14.000 italiani, che non avrà cambiato il volto dell'economia, ma è la nostra idea di paese. Tagli i soldi a chi non li deve prendere e li metti per creare opportunità per chi sta andando all'estero o per chi ha perso le speranze di creare o trovare lavoro. E col microcredito l'abbiamo fatto con 21 milioni di euro. Adesso però non stiamo più parlando di 21 milioni di euro, qui stiamo parlando di andare a recuperare dalle casse dello Stato almeno 30 miliardi di euro. Il bilancio dello Stato è oltre 800 miliardi di euro. Con una seria revisione della spesa possiamo recuperare 30 miliardi, e non lo dico io, non lo dice neanche il Movimento 5 Stelle. Sono anni che voi pagate i commissari alla spending review, che è una bella parola inglese per dire che si stava nominando uno che doveva dire ai governi dove andare a tagliare i costi inutili dello Stato. L'ultimo è stato Cottarelli, ma in sequenza ce ne saranno stati 4, 5. La dinamica era sempre la stessa. Questo professore competente, hanno fatto degli ottimi studi, portava il suo studio al Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri lo leggeva, il professore diceva: guardate, ci sono 8.000 società partecipate in Italia, solo di consigli di amministrazione, di gente che avete piazzato, ci costa un botto. Dobbiamo ridurle, dobbiamo risparmiare soldi, dobbiamo riorganizzare la pubblica amministrazione e recuperiamo soldi. E il Presidente del Consiglio, invece di eliminare gli enti inutili, eliminava il commissario della spending review. È sempre successo, per una semplice ragione che conosciamo bene. La ragione è sempre la stessa, perché non appena si veniva a sapere che il piano prevedeva quei tagli, c'era un sindaco o un presidente di regione dello stesso partito del Premier che chiamava a Roma e diceva: io i voti te li ho fatti prendere perché ho messo i miei lì dentro, se tu adesso mi togli gli enti, io i voti la prossima volta non te li porto più, quindi decidi che cosa fare. E facevano fuori il commissario della spending review. Tanto è vero che gli ultimi commissari della spending review sono direttamente dei parlamentari del partito stesso di governo, in modo tale che potessero già capire questa filosofia, che quei 30 miliardi per loro non esistono, perché dal momento in cui dovessero iniziare ad esistere non esisterebbe più il loro partito, perché si nutre di quegli sprechi e di quei privilegi. E questo è falso a destra e a sinistra. E poi dicono che c'è il debito pubblico, che si è creato il debito pubblico. Il debito pubblico non è nient'altro che una classe politica che ti ha fatto pagare il 70% di tassazione, quindi un socio Stato che è il socio di maggioranza di ogni cosa che fate, di ogni attività economica che fate, e nonostante il 70% di tassazione è riuscito a creare oltre 2.000 miliardi di euro di debito pubblico. Allora dobbiamo dircela qui sta cosa: se vogliamo andare a recuperare i soldi da dove non servono e metterli in sanità, istruzione, lavoro, famiglia, dobbiamo cominciare a stabilire un principio: chi si nutre degli sprechi non taglierà mai gli sprechi, chi prende il vitalizio non taglierà mai il vitalizio, chi prende gli stipendi, i mega stipendi, non taglierà mai i mega stipendi. Io non dico che noi siamo perfetti, non dico che siamo esseri superiori, però io mi sono abituato a far parte di un movimento in cui le regole valgono più degli uomini, in cui le persone devono sottostare alle regole, e se non sottostanno alle regole del taglio dei costi, del taglio degli sprechi, della rinuncia ai privilegi, sono fuori dal Movimento 5 Stelle. E questa è la nostra grande forza, che ci permetterà di andarci a prendere quei 30 miliardi di sprechi nel bilancio dello Stato.
per fare che cosa? Io questa storia dei 30 miliardi la racconto sempre con un episodio micro, che è quello che ho portato avanti come vicepresidente della Camera in questi anni, che è stato entrare nell'ufficio di presidenza 5 anni fa, avevo 26 anni quando sono diventato vicepresidente, il mio gruppo mi ha individuato, insieme a Riccardo Francano, un altro collega del Movimento, entriamo nel cosiddetto consiglio di amministrazione della Camera dei Deputati, che è quello dove si spendono i soldi di quel palazzo. Quel palazzo da solo vi costa 1 miliardo di euro all'anno, solo un palazzo, quello della Camera dei Deputati. Il livello di costi è 100.000 euro per ogni ora di lavoro, la Camera dei Deputati, questi sono i numeri. Ora, noi volevamo sapere come fosse possibile, perché ci vuole anche una capacità politica per spendere tutti questi soldi in un solo palazzo di vostre tasse. All'inizio le scuse erano sempre le stesse, no, vedete, questa è tutta spesa corrente, diritti acquisiti, ci fanno ricorso se recediamo da questi contratti, le solite cose. Ma non vi sto raccontando una storia a brutto fine, anzi a lieto fine. Perché poi abbiamo chiesto i bilanci, abbiamo cominciato ad aprire i bilanci e abbiamo trovato i vostri soldi. Spesa corrente, diritti acquisiti, sì. Apriamo le prime poste e troviamo 300.000 euro all'anno che pagavano ai parlamentari per farsi rimborsare le punture d'insetto, le insolazioni, gli incidenti per guida in stato d'ebbrezza, le malattie tropicali e in ultimo anche danni da sommosse popolari, perché lo sapevano prima o poi qualcuno si arrabbiava. Noi ovviamente le scongiuriamo, speriamo e confidiamo nella democrazia. 1 milione di euro di viaggi agli ex parlamentari, cioè tu andavi a casa come elettore o parlamentare 20 anni fa e per 20 anni continuavi a pagargli 1 milione di euro all'anno di spese come ex parlamentare. Non so dove abbiate mandato Cirino Comicino negli ultimi 20 anni, ma sappiate che glieli avete pagati voi i viaggi, nonostante non stia più in Parlamento lui e tanti altri che si sono avvicendati. E infine i cosiddetti affitti d'oro. Gli affitti d'oro rappresentano più che altro un'idea perversa di paese della politica, di quella politica che a voi chiede sempre tutte le garanzie e comunque non vi dà nulla. Loro non hanno bisogno di garanzie per spendere milioni di euro. Gli affitti d'oro costano 32 milioni di euro all'anno per due palazzi che valgono 10 milioni di euro e di cui non era neanche in possesso colui che 20 anni fa ha firmato i contratti con la Camera. Vi spiego come è andata, perché questa la dovete sentire, poi non vi faccio arrabbiare più, non ve ne racconto più queste cose. Nel 98 Luciano Violante, presidente della Camera, firma un contratto di affitto di due palazzi per metterci gli uffici della Camera, due palazzi privati. Colui che firma il contratto, che era un imprenditore romano, lo chiamo imprenditore per rispetto di tutte le imprese che sono qui, un imprenditore romano, un classico palazzinaro, firma questo contratto da 32 milioni di euro all'anno, allora erano in lire nel 98. Ma il piccolo dettaglio è che quando lui firma il contratto non possiede ancora i due palazzi per cui sta firmando il contratto di affitto con la Camera. Prende quel contratto, va in banca il giorno dopo, si fa fare il prestito, compra i palazzi e da quel momento è proprietario dei palazzi. Ora immaginatela un attimo questa cosa per comprare una casa. Voi non possedete una casa, però la date in affitto ad un altro, poi con quel contratto d'affitto per 20 anni senza clausola di recesso, perché era un contratto senza clausola di recesso, andate in banca, vi fate il mutuo e vi comprate la casa. Fantastico così, voglio farlo, come si deve fare una cosa del genere? Questo è quello, è l'antefatto di quella storia, perché l'altra grande storia che gira intorno a questi affitti d'oro è che quando noi arriviamo alla Camera, dopo aver visto le polizze assicurative, i rimborsi spesi agli ex parlamentari e anche questi affitti d'oro, la prima cosa che ci siamo chiesti è: ma abbiamo votato destra e sinistra per 20 anni, ma perché nessuno ci ha mai detto nulla? Perché nessuno ha mai denunciato questa roba che stava lì dentro? La risposta è ovvia, ma le conseguenze sono drammatiche. Perché quando poi noi iniziamo a tagliare gli affitti d'oro, loro ci rispondono: no, guardi che nel 98 questi contratti non prevedevano una clausola di recesso, quindi la legge non ci consente di tornare indietro. Siamo condannati per l'eternità a pagare questi 31 milioni di euro. E la risposta è molto ingenua di questi incompetenti della politica, come ci chiamano,
è stato: ma scusate, la legge la facciamo noi, non la fate, non la fa qualcun altro lì fuori. Se la legge non ce lo consente, come avete cambiato il diritto di andare in pensione alle persone o il diritto alla precarietà che gli avete dato, l'unico diritto che gli avete dato ormai è il diritto alla precarietà, abolendo anche l'articolo 18, cambiate la legge e ci permettete di risparmiare 31 milioni di euro, anche perché avevamo tutti gli uffici di nostra proprietà dove mettere quelle persone e quel personale, quelle suppellettili. La risposta fu: la legge non ce lo consente. Noi provammo a fare una legge e una notte del 23 dicembre, per una serie di questioni per cui nessuno si accorse di quello che stava votando, passarono tre righe di legge e facemmo saltare gli affitti d'oro. La cosa interessante è che il giorno dopo, che grazie a quella legge non abbiamo più fatto pagare 31 milioni di euro a voi italiani gli affitti d'oro, quello là che prendeva i 31 milioni di euro va a tutti i giornali, si sveglia dopo 20 anni, va a tutti i giornali e dice: è vero che io prendevo 31 milioni di euro all'anno, è vero che erano un sacco di soldi degli italiani che entravano nella mia società, ma io a ogni campagna elettorale davo soldi a tutti i partiti che mi avevano garantito i 31 milioni di euro. E se non erano i soldi, erano le assunzioni degli amici che loro mi dicevano di fare. Tant'è vero che lui diceva, ed è vero, la mia società è sotto sopra, perché nonostante i 31 milioni di euro, tra finanziamenti delle campagne e assunzioni, l'azienda non sta in piedi, si chiamava la Milano 90. Allora, quella è stata la mia scuola politica, perché una volta che ho capito questo schema, lì dentro ho capito sempre come e chi potesse tagliare quello che non serviva. E questo vale per ogni cosa, vale per il business dell'immigrazione, vale per il business della sanità privata, vale per il business della scuola privata, vale per tutti i business che non sono ideologie politiche, sono business. Ci hanno fatto combattere con le ideologie per anni, quando tutti quanti insieme facevano soldi sui temi su cui speculavano ideologicamente. Ricordiamocelo sempre. Perché oggi il tema della sanità, e vengo un attimo al punto, il tema della sanità è sicuramente che tante cose non funzionano, ma non riusciranno mai a funzionare finché la politica nominerà i vertici della sanità, perché la sanità lavorerà per i politici e non per voi, finché loro nomineranno i vertici della sanità. La nomina politica fa sì che la sanità sia diventata un bancomat, non è più uno strumento nelle mani dei cittadini per garantire un diritto. E il cortocircuito aumenta quando la sanità privata finanzia le campagne elettorali di chi governa e chi governa massacra la sanità pubblica per favorire quella privata. Voi direte: ma non è sempre così, non è tutto così. Sono d'accordo, io non vi dico che è tutto bianco o nero, ma andate a vedere chi finanzia le campagne elettorali di chi governa e quanti soldi hanno tagliato al settore antagonista di chi li ha finanziati. Io sono sconvolto dall'intervista di ieri di Berlusconi, che diceva: il problema dei migranti è una bomba sociale. È una bomba sociale. L'avete scoperto adesso, dopo che avete bombardato la Libia, avete firmato il regolamento di Dublino che impone all'Italia di tenere tutti i migranti in Italia e non distribuirli negli altri paesi europei. Dopo, stiamo dicendo. La terza, perché giustamente lui dice: dille ste cose, è per televisione, è una lunga storia quella di televisione. Ma voi proprio, Berlusconi e Renzi, che avete dentro i vostri partiti le persone che hanno fatto il business sul Cara di Mineo, sui centri d'accoglienza di Mafia Capitale, sui campi Rom di Mafia Capitale, e mi vengono a parlare di bomba sociale. La vera bomba sociale l'hanno creata loro, ora vogliono passare per salvatori della patria, ma sono traditori della patria, sono traditori di questa nazione. Perché se ci pensate, oggi il vero grande tema è che ogni migrante che arriva qui vale decine di euro ognuno, ma quelle decine di euro entrano nelle casse di una cooperativa, di un albergo, di una società che in emergenza li prende, e poi il paradosso più grande, gli atti della magistratura ci dimostrano che quelle cooperative e quegli alberghi davano donazioni per la campagna elettorale di chi ci governava. Quando risolveranno il problema dell'immigrazione se si nutrono dei soldi di chi ci specula sopra? Mai! Mai!
allora noi continuiamo a litigare, aiutiamoli a casa loro, tutti qui, tutti a casa. Il tema non è questo, il tema è che l'emergenza non la si vuole risolvere, perché è una grande occasione di guadagni e faceva fare le organizzazioni criminali, che poi sono state beccate dai carabinieri e dalla magistratura, più soldi del traffico di droga, più soldi del traffico del favoreggiamento della prostituzione. È questo il tema. Allora come si risolve il problema dell'immigrazione? Prima di tutto, chi arriva qui non possiamo aspettare 2 anni per sapere se può stare qui o deve tornare indietro. Dobbiamo potenziare le commissioni territoriali che fanno gli accertamenti in 2 mesi e non in 2 anni e ci dicono chi viene da zone di guerra e chi no. Secondo, chi viene qui non viene in Italia, viene nell'Unione Europea. Quindi chi viene qui deve essere subito redistribuito per quote negli altri paesi in attesa che si capisca se può stare qui o meno. Ma i paesi dell'est Europa, che in questo momento stanno dicendo no, noi migranti dell'Italia non li vogliamo, noi non accogliamo nessuno, quei paesi lì che sono appena entrati nell'Unione Europea dovrebbero sapere che stanno prendendo i fondi europei più di quanto danno all'Unione Europea. Noi siamo contributore netto, diamo 20 miliardi e ce ne rientrano 12, loro danno meno di quello che gli entra. Allora facciamo un patto: o voi prendete i migranti o noi non vi mandiamo più i fondi europei, perché vuol dire che quei soldi li usiamo noi per aiutare il problema, per aiutare gli italiani a gestire il problema. E poi il terzo punto: avete speso 5 miliardi di euro di vostre tasse l'anno scorso per l'accoglienza. Io credo che saremo tutti più felici di spenderli in cooperazione e sviluppo nei paesi di provenienza di queste persone. Allora facciamo questo: 5 miliardi di euro che abbiamo speso, una parte li usiamo per cooperazione e sviluppo, per migliorare le condizioni economiche nei paesi di provenienza, e con quei paesi però facciamo dei trattati per rimandare indietro quelli che sono migranti economici e che qui non possono stare. Quindi cooperazione e sviluppo per finalizzata anche al meccanismo di ricollocamento in patria delle persone che vengono qui e non vengono da zone di guerra, ma vengono da zone di difficoltà economiche. Questa roba qui si può fare, io non dico che è semplice, ma dobbiamo iniziare a farla. Questi non hanno mai iniziato perché ci facevano soldi su questo fenomeno. Lo stesso vale per la scuola. Io non sono venuto a dirvi che faremo un'altra riforma della scuola. Basta, li abbiamo massacrati gli insegnanti, abbiamo massacrati i dirigenti, abbiamo massacrato, anzi hanno massacrato gli studenti. C'è solo un unico grande problema che resta sempre lo stesso e che non cambia in Italia: che per quante riforme della scuola si facciano, i soldi che vanno alla scuola sono sempre di meno. Allora non voglio più riformarla, voglio finanziarla la scuola pubblica, che significa che d'ora in poi, quando mando mio figlio a scuola, non mi preoccupo di quale riforma con quale bel nome si debba fare, ma mi preoccupo che il tetto della scuola non cada sulla testa di mio figlio, che mio figlio faccia lezione in una classe con meno di 30 studenti, quindi non in una classe pollaio, e che il suo insegnante non cambi ogni 6 mesi o ogni anno per garantire continuità didattica. Per fare questo dobbiamo mettere soldi nel reclutamento degli insegnanti, soldi nell'edilizia scolastica e soldi nella stabilizzazione dei precari della scuola. Poi, se ci sarà bisogno di metterci a lavorare sui programmi e la didattica, dobbiamo ascoltare chi oggi sta creando lavoro e ci chiede delle professionalità. Io ho visitato tante aziende che stanno fornendo i macchinari, i robot, alle nuove aziende italiane o alle vecchie aziende che si stanno convertendo. Siamo in una fase di innovazione tecnologica pazzesca. L'uomo sarà sostituito dalle macchine, ma per usare quelle macchine serviranno altri uomini. Il tema è che molte di queste aziende mi dicono: noi stiamo installando grandi macchinari nelle aziende italiane, è vero che stiamo sostituendo il lavoro di un uomo, ma ci servono altre persone per maneggiarli questi macchinari e non riusciamo a trovare le professionalità che vogliamo assumere. E io dicevo: ma di cosa avete bisogno? Di nuovi corsi di laurea, nuove università, nuove facoltà? E loro mi dicono sempre: non abbiamo bisogno di nulla di tutto questo, ci dovete solo rimettere in sesto i vecchi istituti tecnici e commerciali che sono diventati la cenerentola dell'istruzione italiana e invece potrebbero partorire un perito che ha le competenze per utilizzare i macchinari, e noi daremo lavoro a migliaia e migliaia di giovani. Non c'è sempre da aggiungere, non c'è sempre da aggiungere, magari c'è da cominciare a far funzionare quello che già abbiamo sotto gli occhi e che è sempre stato o ignorato o trascurato, anche per un problema nostro, abbiamo sempre
guardato, noi siamo un'economia unica. Io sono molto orgoglioso di quello che è l'Italia, soprattutto quando vado all'estero. Racconto sempre che cos'è l'Italia e cosa sono gli italiani. Siamo la prima forza per export in Europa, il primo paese che fa export, abbiamo battuto tutti. Siamo la seconda forza manifatturiera d'Europa, siamo secondi solo alla Germania. Siamo uno di quei paesi che è un unicum, perché riesce a fare questi risultati con il 95% di imprese sotto i 15 dipendenti, quindi con un tipo di imprese micro, a conduzione familiare, e se non è a conduzione familiare, comunque il datore di lavoro e il dipendente si sentono parte di una famiglia. Quando io racconto questo, all'estero mi dicono, si vede che la politica ha lavorato bene, e io dico, no, attenzione, noi questi risultati a livello mondiale li riusciamo a fare nonostante il 70% di tassazione, nonostante 20 miliardi di euro all'anno di costi di burocrazia e nonostante il livello di infrastrutture italiane che è ridicolo. Ora immaginate per un attimo che questi imprenditori riescano a fare risultati non nonostante la politica, ma anche grazie alla politica. Questo paese potrebbe battere chiunque in Europa per il potenziale che abbiamo. E io non ci sto a vedere il Presidente del Consiglio dei Ministri che dice questi risultati sull'export e sulla manifattura sono merito nostro e del nostro lavoro. No, tu dovresti solo ringraziare i nostri imprenditori e i loro dipendenti che nonostante quello che hai combinato riescono a fare questi risultati. E allora Vale, dicevo questo perché voi siete una terra fantastica che ha un grande potenziale sul turismo, sull'agroalimentare, sulla pesca, quello che ci diciamo, io sono campano, ci dicono da anni, il vero petrolio, tutte quelle cose, quindi non ve le vengo a raccontare con quella retorica. Però sono consapevole di una cosa, che sia nella mia terra che nella vostra, tutti quei comparti che possono essere il nostro grande volano sono stati massacrati prima di tutto da regolamenti europei, da direttive europee e da norme europee. Pensate a quello che hanno fatto alla pesca del tonno, pensate a quello che hanno fatto all'agroalimentare facendo entrare derrate alimentari sotto segreto che stanno abbassando i costi, i prezzi dei nostri prodotti della terra. Pensate all'artigianato, al Made in Italy, che ogni tanto viene continuamente messo a rischio da trattati con la Cina, trattati con il Marocco, con la Tunisia, con gli Stati Uniti, con il Canada. È una continua difesa delle nostre eccellenze, se ci pensate. Ma qual è il punto? L'Unione Europea che ci vuole male? Io non la vedo così. Io non la vedo in maniera complottistica, perché sono stato lì e sono andato a vedere alcune cose. Ebbene, sapete il Parlamento tedesco quanti funzionari ha a Bruxelles? 45. Lo sapete quanti ne ha il Parlamento italiano? 2 e uno sta andando in pensione. Noi questa partita non l'abbiamo mai giocata. Non ci siamo mai stati in campo per giocare la partita europea. E poi ce la prendiamo, è colpa della Merkel, è colpa di Orlando, di Macron, è colpa della Spagna. Quelli fanno i loro interessi, schierano la squadra in campo e la vincono la partita. E con noi la vincono a tavolino perché non abbiamo neanche il portiere, se ci pensate, con questi numeri. Allora, non dico che l'Unione Europea voglia il bene dell'Italia. No, il tema è mettere insieme gli interessi, no? Tra diversi paesi. Quando si fa un regolamento sulle piccole e medie imprese in Europa, lo si fa sulla scorta della grandezza di quelle francesi e tedesche. Una piccola impresa francese e tedesca ha 90 dipendenti, noi ne abbiamo al massimo 15. Stiamo parlando di due modelli totalmente diversi, perciò siamo fuori dai radar nell'accesso al credito, fuori dai radar della burocrazia europea, ci scaricano burocrazia la mattina e la sera addosso. Perché lo fanno? Perché loro lo fanno sul modello delle 90, dei 90 dipendenti ad andare su, che hanno un altro personale amministrativo, altri tipi di professionisti che li supportano, che possono spendere molto di più nel supportare quella burocrazia. Allora cosa sto dicendo? Sto dicendo una cosa semplice, che dovremmo andare a fare e non sarà semplice. Andare ai tavoli europei per la prima volta e farci rispettare. Farci rispettare significa prima di tutto chiedere quello che hanno già ottenuto gli altri paesi. Perché se in Spagna il costo del lavoro è un terzo del nostro, anzi meno di un terzo del nostro, e quindi in Spagna se assumi un dipendente a 1.300 euro netti al mese, ti costa a te datore di lavoro 300 euro. Qui ti costa più di 1.300 euro netti. È logico che non si fanno assunzioni. La Francia, e dopo ve lo spiegherò meglio, stanzia soldi e soldi alle famiglie che fanno figli. Ma come l'hanno fatto?
facendo la spending review. No, quella la vogliamo fare noi, ed è giusto, 30 miliardi di euro da tagliare al bilancio dello Stato. Loro l'hanno fatto sforando il 3%, i parametri europei. Perché se l'hanno fatto loro noi non lo possiamo fare? Qualcuno dirà, ma voi avete il debito pubblico più alto. E siamo d'accordo che abbiamo il debito pubblico più alto, ma continua ad aumentare proprio perché restiamo in questi parametri e non possiamo fare gli investimenti. Allora loro ci diranno, ma voi siete l'Italia, siete uno dei paesi in difficoltà dell'Europa, anche la Spagna era uno dei pigs, però gliel'avete fatto fare. Allora cominciamo a metterci d'accordo su questo. Noi vi diamo 20 miliardi di euro ogni anno per il funzionamento di tutta la giostra europea e ce ne rientrano 12. Vogliamo anche essere contributori netti, ma o ci ascoltate o una parte di quei 20 miliardi ce li teniamo e li diamo alle categorie che avete massacrato con i regolamenti europei, direttive europee e leggi europee. E per questo vale anche il tema del lavoro e della povertà, che sono due temi connessi, perché oggi i due terzi di chi è sotto la soglia di povertà relativa lavora, e i nuovi poveri in Italia sono i pensionati. Voi andate ad una mensa dei poveri e vi diranno che il 70% degli italiani che vanno lì sono pensionati, perché questo è un paese talmente incivile che eroga pensioni minime sotto la soglia di povertà relativa. L'Europa ci dice che per arrivare al fine mese almeno devi avere un reddito di 780 euro al mese, almeno, ma in alcuni casi è anche poco, mentre lo Stato eroga pensioni minime sotto questa soglia, in molti casi. E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo inventarci qualcosa? No, dobbiamo portare le pensioni minime a 780 euro al mese, perché dopo 30 anni una persona ha almeno il diritto di avere una pensione che gli consenta di arrivare a fine mese. Voi direte, stai facendo un'altra promessa? Io sto semplicemente spiegando che cos'è la nostra legge sul reddito di cittadinanza, che prevede il reddito a chi perde il lavoro per riqualificarlo lavorativamente e reinserirlo lavorativamente, e la pensione di cittadinanza a chi ha lavorato una vita e deve avere la pensione. I soldi da dove li trovi? Questa misura costa 17 miliardi il primo anno, 14 il secondo e molto di meno dal terzo, perché noi reinseriamo nel lavoro le persone che l'hanno perso e a cui abbiamo dato il reddito per formarli per un nuovo lavoro. Questa misura costa molto di meno di quello che hanno dato alle banche nell'ultimo anno e che vi è costato il Jobs Act per precarizzarvi ancora di più la vita. Quindi non ci vengono a dire che i soldi non ci sono. E sul reddito di cittadinanza voglio spendere un minuto di questo discorso per dirvi che oggi, se io sono un padre e una madre di famiglia, ho due figli, un figlio, e perdo il posto di lavoro, non è colpa mia se perdo il posto di lavoro. E non è neanche colpa dei miei figli, a maggior ragione. E lo Stato non mi può dire, è un problema tuo, fai quello che vuoi, trovati un lavoro, trova un modo per trovarti un lavoro. Non siamo più nell'epoca in cui studi per un lavoro, oppure ti prepari, ti assumono per un lavoro e ci resti tutta la vita. Non siamo più in quel momento là. È un momento molto fluido, in cui ci sono molti rischi, in cui anche quando hai un lavoro sicuro e ti fai una famiglia, hai seri rischi che puoi perdere quel lavoro. Allora in tutta Europa hanno inventato 20 anni fa gli strumenti di flex security, si chiamano, che è una parola inglese che qui possiamo semplicemente tradurre con un meccanismo, che quando le cose ti vanno bene lo Stato ti lascia in pace, quando le cose ti vanno male lo Stato ti prende per mano e ti dice: guarda, ho incrociato la domanda e l'offerta nei centri per l'impiego, so che servono nuovi lavori, formati per questo lavoro qui, io ti do un reddito mentre tu ti formi, così riesci a mantenere i tuoi figli e non devi accettare il lavoro nero o la qualunque, ti formi per quello che ti chiedo io, poi ti faccio tre proposte di lavoro, se non le accetti perdi il reddito, se le accetti perdi il reddito perché entri nel lavoro che ti ho proposto. Ma mentre tu stai prendendo il reddito, io Stato ti chiedo non solo di accedere a un diritto, ma anche un dovere nei confronti dello Stato. E cioè, io ti do il reddito, tu ti formi e non te ne stai sul divano, ma intanto dai 8 ore di lavoro gratuite al tuo comune a settimana, perché se lo Stato ti dà qualcosa, tu devi dare qualcosa allo Stato. Vedo qui Sean è la nostra presidente, il nostro sindaco di Porto Torres, è la nostra presidente del consiglio comunale di Porto Torres. Loro, dal giorno in cui, vale per tutti i sindaci, non solo per quelli del Movimento 5 Stelle, dal giorno in cui entra in vigore la legge sul reddito di cittadinanza, un sindaco ha a disposizione gratuitamente per 8 ore a settimana
tutti quelli che prendono il reddito nel suo comune. Ciò significa che voi pagate meno tasse sui servizi perché lui ha a disposizione persone gratuitamente per poter svolgere i servizi comunali. Allora, qual è la storia di tutto questo reddito di cittadinanza? Che pensioni di cittadinanza e reddito di cittadinanza costano in tutto 17 miliardi di euro il primo anno. Meno il secondo e molto di meno il terzo. La storia è che dal giorno in cui entra in vigore questa legge il voto di scambio è finito, la speculazione sulla povertà e la disperazione della gente è finita. Ed è questo il grande rischio. E poi c'è la famiglia. Di cosa vogliamo parlare quando parliamo della famiglia? Quanta gente su tutti i manifesti in questi 20 anni ha messo prima di tutto la famiglia e gli italiani, aiuti alle famiglie. Poi forse era un'altra famiglia, non era quella degli italiani, era forse qualcuna siciliana legata a Cosa Nostra per qualche forza politica, non lo so. Però una cosa è certa, che noi siamo l'ultimo paese per nascite in Europa. La Francia è il primo paese per nascite in Europa. Non mi risulta che loro abbiano più voglia di fare figli di noi, e ho cercato di capire se avessero più voglia di fare l'amore di noi, non lo so. Ho cercato di capire e ho trovato la risposta. La Francia ha messo il 2,5% del PIL negli aiuti alle famiglie che fanno figli. Come funzionano questi aiuti? Ve li spiego con molta semplicità. Quando ti nasce un figlio, fino al terzo figlio, in Francia lo Stato ti paga pannolini, babysitter, asili nido, un assegno di istruzione, un assegno di mantenimento e ti dà una corsia preferenziale con la pubblica amministrazione per avere i tuoi rapporti con lo Stato, con il fisco, con le scuole, con gli ospedali. I figli sono un atto d'amore, ma proprio perché sono un atto d'amore, sapere che lo Stato è dalla tua parte quando nascono, ed è dalla tua parte con reddito di cittadinanza se perdi il lavoro, ed è dalla tua parte anche quando vai in pensione con la pensione di cittadinanza, ti dà molta più serenità nel mettere al mondo un bambino, oppure no? E credo che è questo che dobbiamo cominciare a fare in Italia. Questo dobbiamo iniziare a fare in Italia, anche perché è tutto interconnesso. Se aiutiamo i nonni, aiutiamo i figli e i nipoti, perché i nonni sono il nuovo ammortizzatore sociale della nostra società. Se aiutiamo i genitori, aiutiamo i figli, e se aiutiamo a mettere al mondo i figli, possiamo pagare le pensioni dei nonni, perché oggi è tutto bloccato, e se continuiamo così, nel 2050 saremo il terzo paese più anziano del mondo. E soprattutto chi è meno giovane sa che questo è un rischio che non ci possiamo permettere, perché non potremo pagare le pensioni, non potremo pagare la sanità, non potremo pagare l'istruzione. E allora come risolvono questi problemi loro? Con la legge Fornero, cioè mandano più tardi in pensione le persone, però cacciano fuori lo stesso giorno dal mondo del lavoro 1 milione di giovani che non ci può entrare, perché quelle persone devono andare in pensione, non ci sono andate. E allora come si fa a risolvere questa questione? Di certo non con una cosa di un razzismo inaudito, che è quell'espressione che sento sempre: facciamo pochi figli, quindi dobbiamo far venire più immigrati, come se gli immigrati fossero uno strumento per mettere in equilibrio la bilancia delle nascite italiane, che è un'espressione di un razzismo inaudito. Noi se dobbiamo aiutare qualcuno non lo aiutiamo per farlo venire qua a fare i figli, ma se merita aiuto lo aiutiamo. Qui stiamo parlando di un'altra cosa. Quanto costa questa misura? Circa 15 miliardi di euro, altri 15 miliardi, a parte che ancora dobbiamo arrivare ai 30 di cui vi ho parlato, e ancora dobbiamo andare in Unione Europea a dire fateci fare quello che ha fatto la Spagna e la Francia sulle politiche della famiglia, sforando per un po' di deficit, investendo in delle misure che fanno crescere l'economia, e con quel gettito in più ripaghi il debito che hai fatto. Questo l'hanno fatto gli Stati Uniti con la riforma fiscale, la Spagna con la riforma del lavoro, la Francia con gli interventi sulla famiglia. Solo noi in questi anni abbiamo avuto presidente del Consiglio che andavano lì, dicevano sì, poi uscivano alla stanza, facevano una conferenza stampa, è una vergogna, non ci hanno dato niente, e se ne tornavano a casa. A tal punto che in Unione Europea tutti sanno che noi non vogliamo qualcosa ai tavoli, vogliamo una bella conferenza stampa dopo, e ce la allestiscono sempre, ci vanno a fare le bellissime conferenze stampa. È l'unica cosa che sanno fare i nostri presidenti del Consiglio, belle conferenze stampa per dire che è una vergogna quella cosa a cui hanno dato l'ok prima. È sempre stato così, è successo anche l'ultima volta sui migranti. Io non dico che tutto quello che sto raccontando sia semplice, ma parte da un presupposto, che è quello che vi dicevo prima sulle regole. Il Movimento 5 Stelle sa
che le istituzioni sono un posto dove chi ci entra deve lavorare per quelli fuori dalle istituzioni. E per fare questo abbiamo sempre messo in piedi un meccanismo di regole che consentisse a voi di avere la garanzia che chi mandavate dentro lavorava per voi lì fuori e non per loro lì dentro. Ed è per questo che da noi esiste una regola, che è quella dei due mandati, che io veramente benedico, se posso dire così, perché è una regola che vivo anche sulla mia pelle. Hai due opportunità per cambiare le cose, due mandati, dopodiché te ne devi tornare a casa, così se sei stato bravo passi alla storia, se non sei stato bravo è meglio che te ne torni a casa, passi il testimone, perché noi dobbiamo mantenere te lì dentro, dobbiamo risolvere i problemi dell'Italia, dobbiamo risolvere i problemi dell'Unione Europea. C'è un'altra regola che per me ha un grande valore: devi essere candidato dove sei residente, che di questi giorni è molto attuale, perché tu ti devi candidare dove conosci il territorio e puoi rappresentare le istanze del territorio. Non è che ti fai paracadutare in giro per l'Italia perché proprio il tuo territorio non ti vuole più. Sto parlando per esempio di Mariana Raboschi, che hanno catapultato a Bolzano, a chiunque vada a candidare. Comunque tranne che Arezzo, dove ha combinato i casini con le banche e non la vogliono più. Come il ministro per il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, l'hanno candidato dove? A Modena. Deve aver proprio lavorato bene per il Mezzogiorno se lo andate a candidare a Modena per farlo eleggere. Pensiamoci un attimo, questa è una regola importante, ma al di là di questa comicità estrema a cui si prestano i partiti, è una regola importante, perché il mio parlamentare del mio territorio deve conoscere il mio territorio, anche perché esistono a volte 20 Italia diverse, sono 20 regioni con 20 problemi, con 20 dinamiche. E poi un'altra regola è quella dei soldi. Anche il futuro gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle dovrà rinunciare ai vitalizi, dovrà tagliare gli stipendi, dovrà tagliare i doppi stipendi, ma non ve lo vengo a dire come un annuncio. Noi siamo la prova provata che si può fare, l'abbiamo fatto negli ultimi 5 anni. Ora, questa cosa dei soldi non è una questione tanto legata a quanti soldi si possono recuperare, se ne possono recuperare tanti, ma se ne possono recuperare anche tanti altri da altri punti. Il vero tema non è questo, il tema è che cominciamo a rifare un po' di giustizia sociale, perché quel pensionato che prende 300 euro al mese e vede uno che dopo 4 anni e 6 mesi in Parlamento ne prende 1060 anni, si incazza un po' quel pensionato e si allontana dalle istituzioni. Quando un giovane che in Italia non riesce a trovare lavoro vede uno che lì dentro, entra lì dentro, non prende uno stipendio grande, due stipendi. Come, quando me l'hanno spiegato, ho detto: scusate, me sono sempre io, perché da deputato e vicepresidente devo prendere due stipendi? Una persona state pagando per fare due, per tenere due ruoli, ma con uno stipendio enorme. Tant'è vero che oggi una carica istituzionale del Movimento 5 Stelle vi costa la metà di un deputato semplice degli altri partiti. Questo è il conto che vi dovete fare anche in tasca. E l'ultima regola è quella dei 100.000 euro. Io ci credo molto, perché sfideremo anche, se serve, tutti quelli che dicono che non si può fare, ma lo dobbiamo fare. Perché questa è una legislatura nella quale hanno cambiato casacca un politico ogni 3 giorni per 5 anni. I Volta Gabbana non sono un problema di etica politica, figuriamoci se parlare di etica con sta gente servisse a qualcosa, non serve a niente. Qui non stiamo parlando di etica politica, qui stiamo parlando del fatto che la legge Fornero, il Jobs Act, la buona scuola, non passavano se non c'erano i Volta Gabbana, se non c'erano quelli che avevano fondato un nuovo partito che non c'era neanche sulla scheda elettorale quando siete andati a votare nel 2013. Il problema dei cambi di casacca è il tradimento del mandato elettorale legato al fatto che questa gente si vende al miglior offerente per fatti suoi e vota leggi vergogna contro di voi. Questo è successo con le grandi leggi che vi hanno ridotto la vita a un inferno negli ultimi anni. Allora, intanto che non andiamo al governo, e spero che ci mandiate al governo, la garanzia che io prendo con voi è che se qualcuno del Movimento 5 Stelle dovesse voler cambiare casacca, ci dovrà pagare una multa di 100.000 euro che vi doneremo in beneficenza, così ci pensa 3-4 volte prima di farlo. Ma se e quando ci mandate al governo, se il 5 marzo ci mandate al governo, allora noi una legge che dice che se tu entri in Parlamento con un partito, vuoi cambiare partito, hai tutto il diritto di farlo, ma te ne torni a casa e ti fai rieleggere, non è che te ne stai lì a venderti la migliore.
mano il destino dell'Italia, non noi. Siamo tutti quanti insieme in questa battaglia, però noi abbiamo messo insieme un programma, una lista, delle regole, dei candidati, e gli altri invece che cosa hanno messo in piedi? Un branco di impresentabili, di gente che addirittura è stata autista dei boss camorristici, adesso è capolista nella mia regione. Per concludere vi vorrei leggere qualche nome, non per farvi arrabbiare, ma per poterlo raccontare a chi è, per esempio, in Italia si dice di centrodestra, no? Ora, sinistra e destra per me sono superate, la sinistra doveva difendere i lavoratori, ha abolito l'articolo 18, la destra era il sinonimo di legalità, doveva rappresentare le imprese, ha fatto Equitalia, ha fatto gli studi di settore, non li ha mai aboliti. La destra oggi che cosa fa, il cosiddetto centrodestra? Candida gente impresentabile, ma che non è che il problema è che sta sotto processo, è che è coinvolta nei processi che riguardano la vostra sanità, i vostri appalti, la corruzione, state fermi con i microfoni, la corruzione, tutte quelle cose che in Italia vi rendono la vita un inferno. I paladini della corruzione, del voto di scambio, dei rapporti con le organizzazioni criminali, dei appalti truccati, non solo vengono candidati, ma anche nelle posizioni di favore. Io ve ne leggo qualcuno e poi ci salutiamo. In Campania, la mia terra, il PD candida De Luca Junior, che è il figlio di De Luca Senior, e che è l'orgoglio del padre, non solo perché ha sempre solo fatto politica in vita sua come il papà, perché De Luca dice Luigi non ha mai lavorato, a parte che ho lavorato, ma lui non ha mai lavorato e fa politica a 40 anni. Però non solo è l'orgoglio del padre perché è un carrierista politico, ma anche perché è già sotto inchiesta per bancarotta fraudolenta. È anche abbastanza giovane, se non sbaglio la metà. Invece il centrodestra in Campania candida uno che si chiama Luigi Cesaro, detto Gigi Naporpetta, che era l'autista di Raffaele Cutolo negli anni Ottanta, che era il fondatore della nuova camorra organizzata, il professore di Ottaviano, che tra le altre cose è indagato per voto di scambio in riferimento alle ultime elezioni regionali e per minaccia al pubblico ufficiale aggravato dalla finalità mafiosa. Avrebbe fatto pressioni su una funzionaria del comune di Marano che si occupava dei controlli su opere costruite dall'impresa di Daniele Raffaele Cesaro, suoi fratelli. Antonio Angelucci è famoso per due cose: uno, perché ha il 99% di assenze in Parlamento, non l'abbiamo mai visto in questi 5 anni, e anche perché ha una condanna in primo grado a 1 anno e 4 mesi per falso e tentata truffa per i contributi pubblici percepiti tra il 2006 e il 2007 a due quotidiani di cui lui era il patron, Libero e Riformista. Ugo Cappellacci, mi pare che lo conoscete, è capolista qui in Sardegna e ha una condanna per abuso d'ufficio perché è coinvolto nell'inchiesta sulla cosiddetta P3, roba di logge e altra roba, condannato in secondo grado a restituire alla regione Sardegna circa 220.000 euro, condannato a 2 anni e mezzo di reclusione per il crack milionario della SEP d'Italia, società fallita nel 2010. Fresco di sentenza Michele Iorio in Molise, che è condannato qualche giorno fa dalla Corte d'Appello di Campobasso a 6 mesi di reclusione per abuso d'ufficio e 1 anno di interdizione dai pubblici uffici. È interdetto dai pubblici uffici, però si candida in Parlamento. Urania Papateo, che è candidata nel catanese con una condanna in primo grado per gli sperperi dell'ex ente fiera di Messina. Edoardo Rixi, che è leghista, che è coinvolto in un'inchiesta per le spese pazze in regione Liguria. Umberto Bossi, 2 anni e 3 mesi per tutto quello che ruotava intorno al Trota e i soldi che facevano con i vostri soldi dei rimborsi elettorali. E ultimo, ma non ultimo, capolista in Lombardia, Roberto Formigoni, condannato per corruzione a 6 anni e imputato in altri processi. Allora, questi signori qui sono quelli candidati nel centrodestra. Ora io vi risparmio quelli del centrosinistra, perché sono un elenco uguale, perché sono speculari. Su questi signori io voglio fare 2 proposte. La prima: noi abbiamo liste di incensurati, perché il nostro regolamento prevede pure che non è che devi essere condannato in terzo grado per non poterti candidare. Anche se sei condannato in primo grado, anche se sei coinvolto in inchieste che già fanno uscire fuori cose di dubbia moralità, sei già fuori. Ma abbiamo anche predisposto un modulo per far ritirare dalle nostre liste qualcuno che durante questa campagna elettorale potesse esserci scappato. Ora, questo modulo io l'ho messo a disposizione di Berlusconi e di Renzi. Se vogliono,
qualora veramente tengono a cuore il futuro del paese, possono prendere quel modulo e farlo compilare a Gigina Urpet, a tutti i personaggi che si sono messi nelle liste e metterli fuori dalle liste. Se invece non vogliono, perché hanno bisogno dei loro voti, perché hanno bisogno delle clientele che fanno questi signori, lo dicano agli italiani, ma soprattutto io lo chiedo ai giornalisti italiani: parlate di questa roba, perché nessuno ne sta parlando. Dite agli italiani che chi gli ha massacrato la sanità con gli appalti truccati, le corruzioni, le corruttele, chi ha raccomandato gente nella pubblica amministrazione per favorire i fratelli, chi ha messo gente propria nelle società pubbliche e le ha fatto fallire, dite agli italiani che il centrodestra e il centrosinistra candidano proprio quei signori lì. Con quale credibilità poi questi partiti vengono da voi a dire che vogliono risolvere il problema della sanità, degli appalti, della pubblica amministrazione? Con quale credibilità vengono da voi? Dietro di me avete delle persone che hanno risposto ad un appello pubblico o hanno vinto le nostre parlamentarie. Le nostre liste bloccate le abbiamo selezionate con un metodo di democrazia partecipata, le liste bloccate degli altri se le sono selezionate nelle segrete stanze dei partiti, perché anche questa legge elettorale non prevede più le preferenze e quindi abbiamo liste bloccate che noi abbiamo selezionato chiedendo alle nostre decine di migliaia di iscritti. Sugli uninominali, che decidono un terzo del Parlamento, invece abbiamo fatto un appello pubblico e alcune di queste persone hanno risposto a questo appello pubblico. Sono eccellenze del loro mondo, sono professionisti o sono persone che conoscono a fondo il problema di cui si occupano da una vita e che potranno portare in Parlamento le battaglie di una vita. Io le ho definite super competenze, non perché siano dei super 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 professoroni, magari lo saranno anche, ma a me non basta questo, a me non basta la competenza. Chi si occupa di politiche pubbliche deve metterci testa e cuore nelle cose che fa. Quando fai una riforma non ti devi preoccupare solo di far quadrare i bilanci, ti devi chiedere alle persone che fine facciano quando scrivi quella legge, che effetti ha sugli esseri umani, sui cittadini, la legge che stai creando. Perché se non ti fai questa domanda, allora sei solo un algido tecnico di cui non sentiamo la mancanza, perché ne abbiamo avuti già troppi in questi anni, che per far quadrare i bilanci ci distruggevano la vita. Testa e cuore sono le cose che metteranno, i valori che metteranno in questa campagna e nel loro mandato le persone che avete alle mie spalle. Testa e cuore crea una super competenza e quello che chiedo a voi è di sostenere queste super competenze, perché ci diranno che siamo degli incompetenti, ma con noi le liste sono pulite, da noi le liste sono state selezionate in maniera democratica, da noi le liste sono state aperte alle migliori energie e entusiasmi di questo paese e con noi il capolista a Varese sarà Gianluigi Paragone, che ha diretto la gabbia per anni sulla 7. Con noi a Livorno ci sarà capolista al Senato Gregorio De Falco, che è il comandante che ricorderete per l'episodio della Costa Concordia. Con noi ci sarà il primo cardiochirurgo che ha fatto un'operazione di trapianto di cuore artificiale in Europa. Con noi ci sarà Emilio Carelli, che ha fondato il TG5, TG Com e TG24. Con noi ci saranno eccellenze dell'imprenditoria, della ricerca, dell'università, ma anche del mondo della pesca, dell'agricoltura, dell'artigianato, del Made in Italy. Io sono molto orgoglioso di quello che abbiamo messo in piedi e siccome è veramente una bella squadra, ce la devono distruggere e massacrare ogni giorno con attacchi infondati, e veramente che respingiamo al mittente col sorriso. Grazie.